Una buona serata a tutti e ben ritrovati anche questa sera ad Happy Hour. Oggi parleremo di un argomento molto interessante che è il mondo delle auto. Per parlare di tutto questo do il benvenuto ai miei ospiti qui in studio. Alla mia destra Nadia Barrile, titolare di Nini Car S.P.A. Benvenuta. Buonasera. Nadia. Grazie. E do anche il benvenuto ad Andrea Toffoli, responsabile vendita Nini Car S.P.A. Benvenuto e buonasera anche a Grazie, lei. Grazie, buonasera. Allora Nadia, abbiamo detto Nini Car, un'azienda che nasce tantissimi anni fa grazie al, diciamo, alla passione per questo lavoro di suo papà. Sì, esatto. Ecco, e anche lei ha deciso poi di intraprendere questa avventura. Ecco, parliamo un po' della storia di questa azienda e qual è anche il suo ruolo all'interno di questa azienda. Certo. Allora, la passione di mio papà nasce tantissimi anni fa nella lontana Sicilia. Poi intorno agli anni 80, tanta voglia di crescere, ci siamo trasferiti in un paesino vicino Milano. Sì. E ha cominciato, diciamo, la sua avventura con... Dove? Vicino Milano? Eravamo a Paullo. Ha cominciato mio papà con un'officina autorizzata sempre della Renault, abbiamo avuto sempre Renault, diciamo, nel cuore. E poi negli anni 90 c'è stata, diciamo, un'opportunità per mio papà di aprire una concessionaria nella zona del Cremasco, precisamente a Vaiano Cremasco. Ecco, quindi con il tempo siete evoluti, siete cresciuti tantissimo. Esatto, diciamo che ha colto l'opportunità della vita. Ecco, e cosa è successo dopo? È andato alla ricerca del posto dove aprire la concessionaria e abbiamo trovato appunto a Vaiano un capannone che all'epoca era... Sembrava enorme, ma non lo era, e da lì è partita l'avventura per l'apertura della concessionaria. Ha cominciato lui con proprio due o tre persone e da lì... E ha deciso anche lei di intraprendere questa, cioè, esatto, questa avventura. Esatto, dopo un po' di anni, perché io ero un po' piccolina all'epoca. L'importante comunque è arrivarci. Ecco, esatto. Lei all'interno di questa struttura che cosa, che ruolo ha? Allora, adesso attualmente è il ruolo di capovendite, però a breve lascerò, diciamo, il ruolo al mio collega e intraprenderò la carriera di concessionaria vera e propria per prendere, ecco, diciamo, il posto del papà. Che bello! Ecco, quali sono gli obiettivi del 2018 invece? Allora, diciamo che noi siamo un'azienda molto in evoluzione, quindi nel corso degli anni abbiamo fatto tantissime ristrutturazioni, aperture e quant'altro, e adesso proprio a breve apriremo l'anno prossimo una nuova struttura nel comune di San Martino in Strada e inaugureremo proprio una nuova filiale. Adesso attualmente è a Pieve Fessiraga e da qui ci trasferiremo appunto in questa nuova struttura che sarà da rifare, diciamo, da zero, quindi c'è un po' da lavorare. Da lavorare, però sicuramente riuscirete a ottenere ottimi risultati. Speriamo, speriamo. Nadia, la ringrazio. Vado da Andrea Toffoli. Allora, Andrea, come diceva Nadia, prestissimo lei avrà un ruolo importante. Sì, diciamo che stiamo facendo un percorso insieme che è iniziato nel 2014. Quando a marzo appunto del 2014 sono andato a lavorare presso la Nini Car e i primi mesi mi sono occupato di gestire la sede di Pieve Fessiraga, poi da circa un annetto sono sulla sede di Vaiano Cremasco e collaboro con Nadia e con il signor Barrile per la gestione praticamente della concessionaria. Per la crescita di questa azienda, insomma. Sì, diciamo che sono stati anni impegnativi, quindi tre anni molto molto impegnativi, ma anche ricchi di soddisfazione e di risultati comunque promettenti che fanno ben sperare anche per il futuro. Ecco, io ho avuto modo di vedere la sede di Vaiano Cremasco, una sede molto, cioè, diciamo, molto molto grande. Ecco, come è strutturata questa concessionaria? Sì, diciamo che la sede è stata ampliata recentemente, quindi abbiamo annesso alla sede che era già presente con uno showroom dedicato ai marchi Renault, un po' più piccolo showroom per Dacia, poi avevamo un salone per Nissan. E nel corso dell'ultimo anno sono stati ampliati questi locali creando un'area proprio dedicata per l'usato, dove hanno trovato posto tutte le nostre vetture d'occasione, quindi usato comunque garantito, chilometri zero, vetture aziendali, e c'è veramente tanta scelta, un'ampia scelta di prodotto.
Poi abbiamo, e i lavori non sono ancora finiti perché abbiamo in programma per il 2018 una ristrutturazione ancora del layout esterno dell'azienda, quindi con nuove insegne, un nuovo piazzale, non tutto da ridisegnare. Mai, insomma. No, esatto. Diciamo che in questo anche le nostre case che rappresentiamo contribuiscono. Ci aiutano molto, sì. Quindi insomma c'è sempre carne al fuoco. Difficilissimo annoiarsi. Esatto. Assolutamente, assolutamente. E all'interno ovviamente di tutto questo, di questi spazi, trovano posto comunque i collaboratori della Ninicar, che sono poi la, diciamo, l'arma in più che ha l'azienda per perseguire e raggiungere i propri risultati. Noi abbiamo comunque una squadra di venditori, di consulenti, che si occupano dei loro brand e cercano di portare... Sono anche tantissimi. Sono tantissimi, esattamente. Ad oggi contiamo 11 venditori, suddivisi tra i vari brand, più un venditore dedicato ai veicoli commerciali, che è un altro dei cavalli di battaglia, dei punti di forza della Ninicar. E quindi insomma siamo una bella squadra. Più, oltre al reparto vendita, abbiamo tutta la squadra post vendita. Ecco, infatti per voi non è importante solo la vendita, ma soprattutto il post vendita. Assolutamente, per noi è fondamentale riuscire a fidelizzare il cliente, quindi vendere la macchina è sicuramente un primo punto di contatto col cliente, ma poi da lì in avanti bisogna coltivare il cliente, farlo venire da noi, fidelizzarlo, esatto, che è quel valore aggiunto che permette poi di perseguire e raggiungere, esatto, tutti i nostri risultati. Per far sì che poi questo cliente possa tornare. Assolutamente, possa tornare e possa parlare bene ovviamente della Ninicar anche agli altri, perché ancora oggi uno dei migliori strumenti di pubblicità è sicuramente il passaparola fatto dai nostri clienti. Esatto. I modelli che avete all'interno di questa concessionaria, oltre al Renault che aveva citato Nadia, quali sono? Allora, noi rappresentiamo i marchi Renault e Dacia, con tutta la gamma completa del marchio Dacia, e Nissan. Quindi abbiamo un nuovissimo showroom che inaugureremo proprio all'inizio del 2018, fatto seguendo gli ultimi criteri proprio della casa giapponese, quindi è un'occasione per invitare poi tutti per venirci a trovare e scoprire e toccare con mano lo showroom, i nostri venditori e tutti i veicoli che sono, esatto, rappresentati all'interno. Ecco, quali sono i marchi che hanno contribuito appunto alla crescita di questa concessionaria Ninicar? Allora, negli ultimi anni diciamo che la crescita è stata fatta grazie soprattutto al marchio Renault. Con Renault negli ultimi anni ci siamo veramente tolti tante soddisfazioni, riuscendo a raggiungere dei risultati inaspettati, quindi col rinnovamento di tutta la gamma, per citare alcuni modelli che non necessitano assolutamente di pubblicità, abbiamo la Clio, la Captur, il Kadjar, recentemente poi sono stati presentati nuovi modelli tra cui Koleos e l'ultimo nato che è il pick-up che si chiama l'Ascan, quindi c'è una gamma completa che soddisfa un po' tutte le esigenze di tutti i clienti, quindi qualsiasi necessità può trovare comunque il giusto matrimonio all'interno della Ninica. E quindi direi sicuramente il marchio Renault, ma non tralascerei neanche il marchio Dacia, che con che i suoi... potrebbe essere, diciamo, un marchio low cost. Sì, potrebbe, diciamo, nasce come marchio low cost, però poi il cliente Dacia è un cliente molto fidelizzato al prodotto e nei suoi modelli di punta, che sono Sandero e Duster, anche lì diciamo che Dacia sta facendo quel passo in più per diventare non solo marchio low cost, ma anche per dare un sintomo comunque di qualità e di affidabilità. Esatto. Ecco, in termini di numeri, come potrebbe riassumersi il gruppo Ninicar? Allora, i numeri sono importanti perché noi traguardiamo, almeno l'obiettivo è quello di traguardare quest'anno, le 2000 vendite di vetture nuove, suddivisi tra i marchi che rappresentiamo, e circa 500 vetture usate, quindi numeri decisamente importanti, molto molto importanti. Diciamo che Ninicar, da una stima che è stata fatta così
recentemente sono transitati oltre 40.000 clienti tra reparto vendita e post vendita, quindi un numero importante, un numero cospicuo di clienti. E ci tengo comunque a evidenziarlo, l'anno scorso Ninicar è stata premiata come migliore concessionaria in termini di qualità per il marchio Renault. Quindi hai ricevuto anche un premio? Sì, assolutamente, assolutamente. Sono stati la prima concessionaria in Italia in termini proprio di qualità. Quindi una grossa soddisfazione non solo per i titolari, ma anche per tutta la squadra che collabora con noi giorno per giorno. Quindi veramente un bel traguardo. Adesso siamo i primi e diventa più difficile, perché ovviamente una volta che sei in cima alla classifica bisogna mantenere la posizione. Assolutamente, riuscirete quindi sicuramente. Vi faccio i miei complimenti per essere arrivati a un traguardo così importante. Grazie. Io grazie. Sono in chiusura, per cui ringrazio Nadia, ringrazio Andrea per essere stato qui con noi, ringrazio anche voi amici da casa e vi auguro una buona serata.